Signori, finalmente, dopo una lunghissima attesa dovuta alla pausa estiva, inizia il secondo appuntamento, la seconda stagione, con i consigli nerd di un pirla. Una seconda stagione che sarà molto più politicamente corretta, priva di parolacce, direi quasi in punta di forchetta. Una richiesta che è arrivata da moltissimi utenti che seguono questa mirabolante rubrica. Ah, cazzo, torniamo come sempre! Cosa? Come? Ah, perché indossare una cravatta per presentarvi il gioco che ho scelto per questo mese? Semplicissimo, perché fa ancora caldo, ho le maniche corte e l'unico modo per asciugarsi il sudore è questo, quindi davvero una cosa molto utile per le registrazioni. Questa è tra le cose più schifose che abbia mai fatto in video. Che schifo. Il videogioco che voglio consigliarvi per il mese di settembre 2016 è un videogioco più nuovo, dai, buttiamoci sul recente, ultimamente troppi giochi dei 1-2 anni fa. Andiamo sul 2016 e parliamo di Doom, il reboot della saga fantastica della ID Software. Questo nuovo FPS mi è piaciuto tantissimo, principalmente perché è un FPS tra virgolette più classico del termine, anche se vi è una modalità multiplayer che purtroppo è alquanto trascurabile. La campagna single player, che è quella che mi interessa di più nei giochi, è realizzata esattamente come veniva realizzata una qualsiasi saga FPS del passato, un qualsiasi gioco FPS del passato, cioè una certa difficoltà nel portarlo a termine e anche e soprattutto un ottimo game design, una cura della grafica piuttosto buona, anzi direi che anche su console, io l'ho giocato sia su PC che su console, e anche su console vi può lasciare a bocca aperta. Insomma, bello, difficile, armi fuori di testa, gioco fuori di testa, trama, oddio, non è proprio così profonda, c'è una trama che serve a portare avanti gli eventi. Insomma, Doom è un gioco che non potete assolutamente perdere per le attuali generazioni di console o che sia PC. Purtroppo non ha ricevuto un grandissimo successo rispetto ad altri FPS, più che altro perché non è stato giocato da quegli youtuber che avete presente, quelli che fanno quei video che iniziano: ragazzi, non volevo farlo questo video, però mi ci avete costretto voi. Ecco, vi voglio dare un consiglio, cari youtuber, è inutile fare quei video che servono più che altro per fare visualizzazioni facili, così prendendo per il culo la vostra utenza o facendo vedere quanto voi siate legati, potenti, e quindi dovete assolutamente parlare di quanto il mondo sia contro di voi. Ecco, se un video non lo volete fare, vi è una semplicissima soluzione: mettete la telecamera davanti, l'accendete e prima di iniziare a parlare, sparare minchiate come fate di solito, fate questo. E anche per la serie televisiva rimaniamo attuali, Strange Things, non so pronunciarla in inglese. Ad ogni modo, questa serie televisiva che ha sconvolto i nerdaci di quest'estate, ha sconvolto anche a me, tra le mille impegni, tra i mille impegni vacanzieri, quale andare a mare, andare a mare, andare a mare, sono riuscito a seguire anche questa serie televisiva esclusiva Netflix. Mi è piaciuta tantissimo, sono un amante del paranormale, ormai credo che l'abbiate capito da tempo, questo unisce fantascienza e paranormale, oltretutto il tutto è ambientato negli anni 70, negli anni 80, non mi ricordo quando è ambientata. Ambientata negli anni 70, è stata ricostruita molto bene l'atmosfera dell'epoca, anche le colonne sonore con pezzi dei Clash piuttosto che dei Toto mi hanno fatto a dir poco proprio godere. Oltretutto un cast di eccezione, perché a me, no, di eccezione no, un cazzo. Oltretutto un buon cast fatto principalmente da adolescenti che sono i protagonisti di questa serie televisiva. Mi ha ricordato un pochettino quelle storie di King, un po' Carpenter, Spielberg, insomma, tanto paranormale, un'investigazione, un investigamento, come si dice in italiano?
Insomma, questi ragazzini che investigano sulla scomparsa del proprio amico, che finiscono in qualcosa di molto più grande di loro, una bambina supernaturale, strafiga, che fa mille poteri, eccetera, eccetera. Insomma, ragazzi, è una serie molto discussa e probabilmente avete visto la pubblicità prima di guardare questo video, perché siamo inondati dalla pubblicità di questa serie. A me è piaciuta tantissimo, se non l'avete fatto ve lo consiglio, guardatevela. Io intanto aspetto la seconda stagione, che spero sia epica anche soltanto la metà della prima. Sta cazzo di cravatta serve più a fare caldo che non asciugarsi il sudore. Andiamo indietro di qualche annetto per il film del mese. Difatti si tratta di Snowpiercer. Sono arrivato senza fiato, sto morendo. Andiamo indietro di qualche annetto per il film del mese, difatti vi voglio consigliare Snowpiercer, questo film di un regista thailandese, cioè un bimboso asiatico, perdonate la mia pippaggine in quanto riguarda il tecnicismo del cinema, ma sono un grande amante di film e questo film, credo appunto coreano, mi è piaciuto tantissimo. Di che cosa parla? Siamo in un futuro, la civiltà è stata distrutta, il mondo è stato distrutto. Una persona ricca e piena di soldi ha costruito un treno molto lungo per ospitare tutti i superstiti di questo evento che ha distrutto, diciamo, la civiltà così come la conosciamo. Quindi questo treno non fa altro che percorrere la terra in lungo e in largo, ormai devastata dalla neve, quindi durante una seconda era glaciale, tra virgolette. Ed è molto interessante come vi è una prima classe dove la gente ha i soldini, dove si vive bene, dove è tutto a posto, mentre la seconda classe, che sono quelli diciamo meno abbienti, e sono stipati tipo scarafaggi dentro un cassonetto dell'immondizia. Ovviamente tutto questo è tutto, ovviamente tutto questo è pura fantasia. Nel mondo reale noi sappiamo che non è assolutamente così. Abbiamo tutti pari diritti, pari opportunità e siamo tutti vabbè. È stato particolarmente bello vedere come alla fine anche nel ricostruire una nuova civiltà si parte sempre con le basi della civiltà precedente, dove la popolazione meno ambiente, che cazzo è un albero? Dove la popolazione meno ricca è sfruttata dalla popolazione più ricca, che vive decisamente meglio, che ha più diritti. Insomma, bellissimo film, io con queste cose ci vado a nozze. Guardatelo, consigliatissimo, poi fatemi sapere se è un bel film o meno, o se preferite tornare a guardare i soliti cinecomics, che mi hanno fracassato i coglioni. Ogni video li marrò i coglioni i cinecomics, non ne posso più, basta, ne fanno troppi. Bene ragazzi, anche per questo mese i consigli si concludono qua. Io vi ringrazio per aver visto il video. Se vi... il libro, porca di quella troia, il libro. Questo mese ero molto indeciso sul libro da consigliarvi, difatti mi sono imbattuto nella mia libreria in due letture piuttosto argute e colte. Una era Melissa P e i 100 colpi di spazzola, ma molto più interessante un libro della catena I gialli della luce rossa, che si chiama Sesso di sangue, che sono secondo me due grandissimi capolavori della letteratura italiana. Ad ogni modo poi mi sono ricreduto, sono risanito e ho detto ma no, consigliamo qualcos'altro. E difatti il libro che vi voglio consigliare questo mese si chiama Le terrificanti storie del vascello nero. Che cos'è questo libro? È in realtà una lettura per ragazzi, quindi non è proprio diciamo uno dei libri che leggo solitamente, però mi ricordo che l'avevo acquistato tipo a 1-2 euro su una bancarella, mi aveva incuriosito leggendo il retro, ho detto ma sì, proviamo. Effettivamente non mi sono pentito perché per quanto è una scrittura per ragazzi è molto cupa, mi ha ricordato in stretto le storie di Tim Burton, quelle storie che sono sì per ragazzi, che vanno bene per una certa fascia d'età, ma che anche un adulto può apprezzare proprio per l'atmosfera e il modo che hanno di ricreare il pacchetto in toto. Ecco, la stessa cosa vale per questo libro. Difatti è sì una lettura per ragazzi, ma l'atmosfera horror che si vive durante la lettura vi assicuro che è bellissima, ben ricreata, scritta in modo magistrale. Insomma, se siete amanti dell'horror, io ve lo consiglio anche per evadere un pochettino dai soliti autori. Consigliato, leggetelo, fatemi sapere poi se vi è piaciuto. No! Ah, ok. Ma pensa a te la password del modem che non trovavo più.
fa caldo, ma per questo mese, questa volta era davvero tutto. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, come al solito nei commenti fatemi sapere i vostri consigli per il sottoscritto, ricordatevi di iscrivervi al canale, spolliciare, condividere il video. Io ancora una volta vi ringrazio tutti quanti e noi ci vediamo il mese prossimo per quanto riguarda questa rubrica, settimana prossima per un nuovo video. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Sembrava tanto la chiusura di un telegiornale.